Vedete, dice che ci ha attaccato Flavio stasera alla spilla di Save the Children, www.savethechildren.com. No, no, tutti i lanci lo faccio dopo, intanto come a cena cominciamo a seminare gli ingredienti. Grazie Michela. Andate nel sito, guardate, perché poi vedete, c'ho anche il braccialetto, idealmente stasera sono fanciullino anch'io, appena nato, come i bambini che nascono gli viene messo il braccialetto, e poi non vi chiedo soldi per ora, però poi ne parliamo. E cercheremo di dare ancora una volta, noi di affari tuoi sappiamo fare, voi soprattutto sapete fare cose straordinarie. Gli amici di Save the Children ancora una volta ci chiedono una mano, ma da stringere tutti insieme tra le nostre per i bambini che nascono in tutto il mondo. Torna a due facce, quella sorridente ed è quella dei pensierini, appunto dei sorrisi dei bambini. Poi c'è l'altra faccia che può però sorridere grazie a tutti noi, sicuramente grazie a Save the Children. Per questo stasera ho il braccialetto di questa campagna, il braccialetto idealmente come se fossi anch'io un bambino, un bambinone appena nato. C'è la meravigliosa insegna lo stemma, la coccarda di Save the Children, che vuole fare una cosa difficilissima, ma allo stesso tempo fondamentale, basilare, che dovrebbe essere l'ABC. E cioè, i bambini, secondo Save the Children e anche secondo Affari Tuoi, dovrebbero avere tutte le stesse opportunità, al di là del parallelo, del meridiano, di dove siano nati. Allora, adesso ve l'ho già detto simpaticamente prima, ora in questo momento non vi chiedo soldi, altrimenti avrei anch'io il mio telefono in mano per cominciare a dare, non dico il buon esempio, ma insomma per stimolare qualcuno sul divano più refrattario. Però vi posso dire una cosa, ve la voglio dire, andate sul sito www.savethechildren.com e là scoprite un sacco di modi, di possibilità per dare una mano ai bambini meno fortunati, quelli che non hanno né la carta, né la forza, nel tempo, nella voglia di scrivere un sorriso, un pensierino, di fare un disegno, perché proprio non ci sono le condizioni fondamentali neanche proprio per essere bambini. O se andate al meraviglioso Expo di Milano, tutti i visitatori, se andrete, sono anche lì gli amici di Save the Children, vi beccate il braccialetto pure voi, la stemma, la coccarda con la spilla. E così tutti insieme potremo ricordare sempre, per poi naturalmente fare, non solo ricordarcelo, che il luogo di nascita di un bambino non è una colpa da scontare, è solo un evento. Magari l'inizio non è fortunato come può essere stato il nostro, ma Save the Children insieme a tutti noi può ribaltare il risultato e tutti i bambini prima o poi saranno felici e potranno crescere. Confido in voi! Confido in voi per l'ennesima volta! Grazie! Grazie!